Restiamo liberi dunque, liberi di pensare, di educare, liberi di esprimerci, di professare il nostro credo, liberi di dire no ad una legge bavaglio. Buona veglia. Sit-in a Pesaro per difendere la libertà di espressione, con cartelli, libri e un bavaglio. Sabato pomeriggio una trentina di persone si sono ritrovate in Piazzale della Libertà per manifestare contro il disegno di legge sull'omotransfobia in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Facciamoci un applauso perché questa piazza oggi vibra di libertà. Grazie ragazzi, grazie che siete venuti. All'iniziativa organizzata dal Comitato Nazionale Restiamo Liberi erano presenti anche Marco Guidi, gaifanese dichiarato e contrario alla legge definita liberticida, e l'onorevole Luca Rodolfo Paolini, che a megafono ha assicurato, se necessario, di ricorrere alla Corte Costituzionale. Ma pensiamo a un sacerdote, pensiamo al magistero della Chiesa, un vescovo, un prete, che durante la messa dirà, o in un contesto sociale, dirà che è contro, che non è, la Chiesa è contro questo, c'è un certo tipo di unioni per motivi morali, rischierà la galera perché lui discrimina. Io ho fatto alla Presidente Boldrini questo esempio in commissione, ma se io una donna gli dico brutta cicciona sfatta, non è reato, se un gay dico sei un omosessuale, quello diventa reato e allora diventi tutto reato. A 10 minuti dall'inizio sono arrivati alcuni contestatori in silenzio e con un cartello in mano con su scritto «Il mio diritto di essere me stessa senza paura di essere picchiata è più importante del tuo diritto di tapparti le orecchie e continuare a fingere che io non sia umana». I ragazzi, che non avevano l'autorizzazione necessaria, sono stati allontanati dal responsabile dell'ufficio dell'ordine pubblico. Il gruppo ha assicurato di voler tornare a manifestare nel rispetto delle regole nelle prossime settimane. Sul posto erano presenti polizia e carabinieri, che hanno anche fermato e identificato un minorenne. Il giovane continuava ad alzare il dito medio in segno di protesta. Il sit-in si è concluso senza incidenti, ma con la chiara intenzione del comitato Restiamo Liberi di continuare ad opporsi al DDL che vede Alessandro Zan come primo firmatario e che approderà in aula alla Camera per la discussione e l'eventuale approvazione il prossimo 27 luglio. Sarà ancora possibile contestare una legge come quella sulle unioni civili senza rischiare di essere denunciati? Per tutte queste domande, il DDL sull'omotransfobia ha una sola risposta –